Oddio, l'altra sera quando ci siamo conosciuti, io recitavo in piazza, su un palco improvvisato, la faccia dipinta di bianco, i capelli ritti, come tutto deve essergli sembrato squallido. Oddio, la scenetta che recitavo non era male, faceva così. Ah, signori, sono molto ammalata. E dire che l'altro ieri stavo così bene. Era una festa divertentissima, piena di gente divertentissima. Alla fine tutti si sono messi a cantare un'aria, ma un'aria divertentissima. Fuori faceva un freddo. Chi è a casa? Sono il campanello. Salgo il gradino a due. Abito al quinto piano. Oh, finalmente eccomi in camera. Cambio scena interno. Butto il cappotto sul mobile, il vestito su un altro, mi infilo sotto le coperte, ma addormento. Non era male, no? Peccato che a lui non sia piaciuta. E insomma, hanno sempre avuto un discreto successo le nostre scenette. Ecco, io ho sempre pensato di essere un'attrice originale, spiritosa. Come mi sbagliavo? Lui ha detto che non sono né originale né spiritosa e che non sono neppure un'attrice. Esattamente quello che mi diceva mia madre. Non fare anche tu questa vita. Corri, corri e ti ritrovi con un pugno di mosche in mano. Cerca di essere concreta, lascia perdere le vocazioni. Ma che vocazione? Non ho mai avuto la vocazione dell'arte. Non so neppure cosa... Oh, oddio, che freddo! E non ero tagliata nemmeno per il matrimonio, altrimenti qualche buona occasione. Non avevo disposizione per nulla, no? Io ero una perpetua delusione, come diceva mia madre, poi via via i vari capocomici. Però non ero proprio infelice, ecco. O meglio, non mi rendevo conto di esserlo. Mi ci ha fatto riflettere lui, sì. Ma ha detto che se voglio, posso cambiare il mio destino. Devo cambiare il mio destino. Posso diventare la musa dell'arte nuova. Devo imparare, devo sopportare. La vera donna è un prodotto artificiale, come un tempo erano i castrati. In fondo è meno doloroso, no? Dopo la recita l'altra sera, ero tutta in disordine. Mi si è avvicinato e ha detto, siete bella, di una bellezza italica un po' sfiorita. E i geni non possono essere anche gentili, no? Come vi chiamate? Italia, ho risposto, ed è sembrata la voce del destino, perché lui ha fatto un lungo discorso sulle sorti dell'Italia, per le quali è chiamata ad operare come uomo e come artista. E anch'io, pare che abbia un preciso compito come donna e come artista, insomma. Il suo compito è quello di promuovere una vita più forte, più bella, far scaturire dal sangue di una rigeneratrice l'arte nuova, che sarà la potenza della terza Roma. Così ha detto. Per quanto riguarda il suo compito, io stavo un po' in ansia. E quale sarà il mio compito, maestro? Tu sarai come la menade dopo la danza, la creatura dionisiaca che passa dalla frenesia della folla alla forza del maschio. Invece di una fontana secca, sarai una fontana di smisurati desideri.
Che bello! Ho una fontana secca, ho una fontana di smisurati desideri. Così ha detto, non c'è altra scelta. Poi ha concluso, bene, Italia ti chiamerò Felavia. Quanti anni hai, Felavia? Chi? Ah, io! Beh, sulla scena posso coprire una fascia d'età che va dai 13 ai 70 anni. Non ha riso. Hai attitudine alla lussuria, Felavia? Io no, no. Non ho attitudine per nulla, figuriamoci. Non so ballare, non so cantare, non so recitare. Ma nemmeno mia madre sapeva far nulla. Però era bellissima. Ecco, io assomiglio in tutta a mia madre, perché nella bellezza. Comunque lei se l'è cavata con un solo numero in tutta la carriera, o poco più, mi ricordo, faceva il numero della battaglia. Allora, entrava in scena con un secchio in mano, no? Tutta vestita di rosso, elegante, con una camicetta di mussolina bianca, scollatissima, aveva un collo, lei, un collo, ecco, coi capelli, e gli occhi, soprattutto gli occhi, insomma, lei aveva due occhi, ecco, e cantando agitava i seni, aveva anche due seni, cioè voglio dire due grossi seni, e diceva, chi vuole latte, chi vuole latte, chi vuole latte da bella propria? Sì. Non dire sciocchezze, Felavia. Ha ragione, come sono sciocca, ma che sciocchina. Ma devo imparare, devo migliorare. Dov'è il regalo che mi ha mandato lui? Dove l'ho messo? Il suo regalo. Eccolo, eccolo. Il suo regalo. C'è anche un biglietto. Dice, prendete e mangiate, questo è il mio corpo. La sfemo anche un po' macabro. Imparate a mangiare una melograna e il suo succo vi nutrirà. Proviamo. Gente di Dio, salvatemi voi! La porta! Chiudete la porta! Mi vogliono prendere, sono come belve infogliate, strazio faranno di me sventurata. Vogliamo la donna, la maga, la figlia di Iorio, la strega, bagascia di fratta e di bosco. Putta di fienile e di stabio, vogliamo conoscerla tutta. Oddio, gli uomini sono tutti incanati e le donne cagne, baldracche, fontane di smisurati desideri o fontane secche, non c'è nulla. Non c'è nulla che mi piaccia che l'avia come l'espressione forte del desiderio. Sapevo, verrà, e io non ho studiato nulla. Non sono pronta e per natura non sono smodatamente sensuale. Oddio, riproviamo. Voi, mio salvatore, in chi avrei fede? Nei vostri nervi, nelle vostre ossa, nelle vostre vene, in tutto il vostro coraggio, nella passione, nella forza, nell'astuzia, nell'avidità, in tutte le armi che vi ha dato la natura per combattere, per superare gli altri, per non avere uguali, per essere il primo, il padrone, il solo. E voi non dovete amare nessuno all'infuori di me. Io sola vi amo e io sono in voi come il battito nelle vostre tempie, come il soffio nella vostra gola, come... Fa sempre degli eventi, eh? Oddio, era davvero! E cercherà in me, donna, il mistero delle libidini
sacre! Non mi sento all'altezza. Mi dispiace, signor Orco, ma le sue prove sono troppo difficili, preferisco rimanere una rana. L'altra sera nel salutarmi mi ha fissata a lungo, poi ha detto: Flavio, mi piacciono le tue carni un po' sfatte, il tuo volto solcato. Ancora? Io volevo rispondergli: e voi sembrate uno dei sette nani, Grogolo. Ma non è venuta la battuta pronta, e poi non avrei mai avuto il coraggio, figuriamoci. Quanti uomini ti hanno posseduta, Flavia? È una fissazione proprio, eh? Ma non lo so, via. Come si fa? Vuole il catalogo, i Nicolio 640, i Lomagni 421. Non ha riso nemmeno questa volta, mi si è avvicinato di più e mi ha alitato sul viso in una nuvola di alcol e di tabacco rancido. Io ti possiederò come in un'orgia vasta, ti scrollerò come un fascio di tirsi. Tu vuoi essere scossa, il fu l'uomo che ti possedette per la prima volta? È un'ossessione proprio, ma non me lo ricordo. Aveva le sembianze di un satiro e tu udivi nel tuo terrore il vento rombare sulla pianura. No, si esprime bene, eh? Sa scrivere, sa parlare, per carità, ma esagera, ma è satiro, via, è un compagno di lavoro, carino, gentile, timido, più timido di me. Avevamo 16 anni tutti e due, mi ricordo si lavorava in coppia, eravamo i giovani innamorati, oppure due fratelli, o due sorelle anche, perché ci si somigliava e ci vestivano uguali, e così c'è passata la paura.